Simone, ti è arrivato un'email. Ah, qui c'è una protesia nello spazio, secondo me. Ok. Egregio signor Simone Mele, a seguito di ragioni tecniche, organizzative e produttive, la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda rilevata. Simone, senza che continuo. Sono licenziato. Sam, non preoccupatevi, stai tranquillo. Guarda, io sapevo che l'azienda era in crisi, stavano un po' messi male. Poi, sai che penso? Meglio io che un altro. Che magari qualcuno c'ha famiglia, io non sono sposato, la casa è di proprietà, dai. Poi, posso approfittare di questo periodo per riorganizzarmi, riordinare le idee e, non so, anche fare dei progetti per il futuro, mi rilasso. E poi, Sana, è nei momenti di crisi che vengono le idee migliori, che ci si ritrova, e quando si tocca il fondo che si può riemergere. La vita non è un lungo fiore tranquillo. Senza la crisi, la vita è monotona. Tranquilla, lo sa, non ti Grande, preoccupare. Simo. Dai, grande. Forza. Divertenti questi video, eh? Mamma mia, Bellissimo. troppo forti. Bello, eh? Oh, Cristiano, benvenuto. Ciao, Tutti e tre qua, Nick. che sorpresona, grazie ragazzi. Chi è quella faccia? Ti devo dire una cosa. Ehi, che sta Oggi mai? ero in un locale, prendevo il caffè, l'ho visto Claudia, la tua Claudia, e si baciava con un altro. Mi dispiace tantissimo, però neanche mi sono sbagliato, era proprio lei. Sì, in verità è la conoscenza di tutto questo anch'io. Solo che non sapevo come dirtelo. In più, sono appena licenziato. Ragazzi, non voglio vedere queste facce. State tranquilli, non vi preoccupate. Guarda, prima o poi doveva succedere. Poi, oh, c'è la troppa differenza. Poi se ami una persona e l'ami veramente, vuoi solo il suo bene. Io spero che con questo ragazzo stia meglio. Questo mi aiuterà a capire tante cose, mi aiuterà a capire gli errori fatti, perché le colpe in un rapporto sono di tutti e due. Io mi assumo le mie responsabilità, utilizzerò questo momento per capire quali sono stati i miei errori e poi con la prossima donna, sicuramente nel prossimo rapporto ce l'hanno più. Ragazzi, non vi preoccupate. È nei momenti di crisi che si vede la persona, è nei momenti di crisi che ci sono le idee nuove, si affronta diversamente. Io ce la farò per una persona migliore che mi stia accanto. Ragazzi, venite qua. E poi vi devo dire una cosa, le donne vanno via, ma gli amici. Amici veri restano, grazie ragazzi, state tranquilli, venite qua, belli miei, amici miei, vi voglio bene, tranquilli, state tranquilli, va bene? Pronto Vittorio? Ciao, scusate il veterinario. Ehi, allora novità? Come sta Sciacchi? Tutto bene? Ah, è morto. E vabbè, oh, ho capito, dai, che dobbiamo fare? Dai, pace all'anima sua, pace all'anima sua. Vabbè, poi passo, sai? Vabbè, sì, così decoriamo tutto, sì, va bene, ciao, 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 ciao. Sì, è morta Giacchi. Mi dispiace. Ma che quelle facce, mamma mia, ragazzi! Cioè, niente per sempre. Cioè, se pensiamo che nella vita tutto resti immutato, ci sbagliamo di grosso, dai, forza. È la legge della vita. C'è la vita, c'è la morte, e c'è la morte perché poi ci sarà l'altra vita. Siamo polvere, polvere al vento. Ragazzi, dai, non voglio queste facce. Anzi, Possiamo fare qualcosa per te? ecco, volete fare qualcosa per me? Facci, ti prendo un bel caffè, Dai, dai, ehi, come vuoi, mi zuccherato? raccomando, sì, coccolatemi, zuccherato, dai, facci, Molto questo caffè dolce. forte, dai, andate, andate. Che giornata, povero Simo. Cioè, tutto è lui oggi. Prima cosa, il licenziamento. La fidanzata lo ha tradito. Le è morto il cane, e lui? Serenissimo. Sì, una calma olimpica. Pensieri positivi, c'è solo da imparare. Questo caffè se lo merita proprio, Sì, lo facciamo. facciamo. Simo? Oh! Il caffè dove sta? Guarda, sta là vicino, vicino ai fornelli. Trovato? Sì, trovato, grazie. Simo? Oh! C'è un problema. Dimmi! Caffè finito? Serenissimo, Una calma olimpica.